schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Niggas, I'm still grinding, yeah. I'm still hearing those sirens. I'm still getting chased by those lights. Only the lights lime, and my mic's on. And my time is none, because I'm writing more. And I ain't here to meet a soul in this business. I'm here to eat, speak into these hoes. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e oggi andremo a vedere come fare un personaggio donna decente, diciamo, con il viso abbastanza carino, no? Mi è capitato di vedere tanti player o comunque tanti giocatori che hanno il personaggio donna, che è veramente una cosa allucinante, un cesso pazzesco. Oggi andremo a vedere come fare un personaggio donna più o meno decente, diciamo, io il mio lo reputo decente. Quindi per fare ciò dovrete andare in ovviamente stile e dovrete andare nell'impostazione per cambiare il personaggio, ragazzi. Allora, io qui in video vi riporto tutte le mie impostazioni, come io ho impostato il mio personaggio per farla, diciamo, carina, per non fare quei personaggi bruttini. Certo, c'è un pochino la faccia da cazzo il mio personaggio, però non è male. Allora, come origini, ragazzi, dovete mettere Sofia e Diego per farlo, diciamo, di una fattezza abbastanza carina. Poi andremo a vedere, forse magari in seguito porterò anche altri settaggi per fare, diciamo, i personaggi. Però questo è il mio personaggio, ragazzi. Quello che state vedendo, tutte le impostazioni che state vedendo, sono le mie impostazioni, quello che io ho impostato per fare il mio personaggio. Se a qualcuno piacerà il mio personaggio, lo reputerà carino, mi farà piacere che magari adotteranno le mie impostazioni per fare il loro personaggio. Ovviamente non è che devono fare gli stessi occhi, gli stessi capelli, insomma, de Troiona qui ne basta una. Quindi sì ragazzi, il mio personaggio si chiama Troiona, si chiama, è una vita e mezza che si chiama così, non lo so perché l'ho sempre chiamata così e alla fine è rimasto così, quindi nulla. Poi andiamo a vedere, insomma, il colore dei capelli, il tipo dei capelli. Io ho fatto questi, però ripeto, ognuno può fare il tipo di capelli che vuole. Ragazzi, badate bene le impostazioni della percentuale, io l'ho messa in un determinato modo, poi voi vedete come impostare la vostra percentuale di trasparenza o meno, per esempio per il fard, per tutto il resto, insomma. Io ho scelto di fare in questa maniera perché mi sembrava un personaggio abbastanza carino. Quando l'ho creato ci ho impiegato un pochino di tempo per farlo così e volevo farvelo vedere. Nulla, detto questo, una volta che avete fatto tutte le impostazioni, salvate ragazzi e andate via dal creatore di personaggi. È abbastanza semplice, spendete solo 100.000, dico solo, però magari per chi non li ha sono tanti, però per chi li ha sono una bazzecola. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.